Provincia PM numero 41, esercente il quartiere Mucino di Quarto Giaro, per un bacino complessivo di oltre 80.000 abitanti. Che la località è dotata di ampio parcheggio ed è in prossimità dell'ufficio postale e della farmacia, in una posizione strategica per il presidio del territorio. Che il quartiere Bovisasca è oggi sprovvisto di qualsiasi altro servizio pubblico, oltre alle scuole di via Capro, e non è, rappresenta l'unico presidio esistente dell'amministrazione comunale. Considerando che ci è giunta informazione che è intenzione dell'amministrazione comunale di chiudere definitivamente la sede di via Bovisasca 173, chiede al signor sindaco la conferma dell'intenzione di chiudere il servizio anagrafico decentrato presso la sede di via Bovisasca 173 da parte dell'assessorato ai servizi civici. In caso affermativo, chiede di cancellare immediatamente la previsione di chiusura definitiva dell'anagrafe della Bovisasca. Di valutare, nel caso di una inderogabile riorganizzazione del servizio, di non chiudere sedi anagrafiche periferiche, come quella della Bovisasca, importanti per garantire un presidio dell'amministrazione comunale in periferia. Di riaprire la sede di via Bovisasca a settembre, garantendo il più ampio orario di apertura possibile, senza più limitazioni di condizione sociale e fisica. Questa è la mozione. Grazie. Consigliere Musei. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Io ho una segnalazione relativa alle città di via Federico Rossi e via Comboni Moro, che è la città che è stata appena tracciata sulla strada che porta praticamente al cimitero di Bolzano, che la sua riguarda, in quanto sono sempre presenti parcheggiati automobili, rendendo vano quindi lo scopo della città. Quindi chiedo ai vigili di fare un controllo più sistematico per evitare che questo accada. Poi, settimana scorsa la Presidente aveva comunicato la risposta dell'assessore di Cesaris riguardo alla mozione sulla partecipazione per il progetto sull'area gasometri. Io avevo detto, l'assessore aveva risposto pensando in qualche modo che stessimo chiedendo la partecipazione, come inizialmente avevamo fatto, alla conferenza dei servizi. In realtà avevamo emendato quella mozione e abbiamo verificato con la Presidenza che la mozione era stata emendata, quindi è stata inviata in modo completo all'assessore di Cesaris. Quindi non so come mai abbia risposto in relazione all'oggetto conferenza servizi e servizi. Quindi ho una richiesta per evidenziare questo problema e richiedere un'altra risposta all'assessore. Poi vorrei leggere un comunicato in relazione al mercato di via Garigliano. Preso atto che le numerose delibere e mozioni aventi come oggetto il posizionamento del mercato Garigliano di Piazza dell'Agosta, che al di là delle diverse proposte di collocazione hanno molto spesso avuto in comune la richiesta di incontri, di tavoli, di confronto, riunioni congiunte con operatori, cittadini, assessorato, uffici tecnici, considerata la delibera numero 126 del 2009, in cui si richiedeva: inoltre si chiede alla dirigenza del settore commercio e all'assessorato competente un tavolo di confronto coinvolgendo sia comitati dei cittadini sia i consigli di zona 9 e 2, oltre a rappresentanti delle categorie interessate, sia per risolvere determinati lavori della metropolitana, la questione di una nuova e definitiva collocazione al mercato stesso, sia per esaminare e proporre soluzioni alle problematiche e ai disagi che già si creeranno o verranno alla luce durante questa fase di posizionamento temporaneo. Considerata la mozione numero 284 del 2012 che si arriva, l'enorme mole di lavoro sviluppato dalle varie commissioni che si sono occupate della vicenda,
non ha trovato nessun riscontro con le progettualità sviluppate dai tecnici e dai dirigenti degli assessorati, indipendentemente dalle amministrazioni comunali che si sono succedute. Nonostante la proposta di progetto delibera dal Consiglio di Zona 9 sia stata illustrata con largo anticipo rispetto alla scelta definitiva della posizione del mercato, assessorato e settore tecnico non hanno preso in considerazione la possibilità di un reale e dovuto confronto con i cittadini, operatori e consiglieri per comunicare e motivare con diritto di replica la decisione finale. Mozione che nel dispositivo chiedeva all'assessore D'Alfonso di convocare al più presto un tavolo istituzionale tra operatori, rappresentanti delle categorie e cittadini per risolvere in maniera partecipata e condivisa la soluzione del posizionamento del tradizionale storico mercato di Piazzale d'Agosta e la convocazione di una commissione commercio a cui fosse presente l'assessore D'Alfonso per un confronto con i cittadini, gli operatori e il consiglio di zona. Considerata la delibera numero 334 del 2012, nella quale si chiedeva, si invitano la Giunta e l'assessore D'Alfonso a convocare al più presto una riunione congiunta con gli operatori, cittadini e categorie commercianti per risolvere in maniera partecipata il problema del mercato di Piazzale d'Agosta. Considerata la delibera numero 56 del 2013, che nel dispositivo così concludeva, chiede nuovamente agli assessori competenti di partecipare ad un incontro con i residenti e i rappresentanti delle diverse categorie produttive, ambulanti, commercianti, artigiani ed altre attività professionali, per illustrare i contenuti delle proposte elaborate dalle strutture comunali e raccogliere le istanze e i contributi del territorio. Preso atto che nel programma elettorale il termine partecipazione viene ripetuto ben 16 volte, ma che l'assessorato al commercio è ben lungi dall'attuare il coinvolgimento dei consigli di zona dei cittadini, né tantomeno delle categorie dei commercianti che ormai si rivolgono direttamente al sindaco. Ci chiediamo come sia possibile attuare un programma in cui cardini sono il coinvolgimento, la partecipazione attiva, la trasparenza, la collaborazione con i cittadini, quando è evidente che l'assessore al commercio ha più volte minato le fondamenta di questi cardini, mancando di collaborare con il Consiglio di Zona 9, istituzione democraticamente eletta e rappresentativa della cittadinanza. Ci chiediamo come sia possibile collaborare con l'assessore D'Alfonso, il quale nonostante sia stato invitato più volte a presenziare in consiglio o commissione, non ha mai degnato il Consiglio di Zona 9 della sua presenza nei trascorsi 2 anni dell'attuale amministrazione. Ci chiediamo come sia possibile chiedere un parere su una proposta di deliberazione di giunta comunale che ha come oggetto la collocazione in Viale Zara del mercato settimanale scoperto Garigliano e la collocazione temporanea del mercato nelle vie Garigliano, Semenico, Volturno, Piazza Miniti e Spalato a fronte di un percorso di evidente mancanza di collaborazione tra assessorato e consiglio di zona. Ci chiediamo come sia possibile esprimere un parere senza aver analizzato un preliminare del progetto per discutere eventuali criticità, costi e impatti anche alla luce delle esperienze e conoscenza acquisita dai consiglieri durante i numerosi sopralluoghi convocati dalla Commissione Commercio e Attività Produttive di Zona 9 per relazionare l'assessorato sulle criticità degli altri mercati, costruendo un'importante collaborazione tra consiglieri, ispettori del comune e fiduciari dei mercati di Zona 9. Ci chiediamo come sia possibile ignorare l'enorme ed estenuante sforzo messo in atto dalla Commissione Commercio, del Consiglio di Zona 9 e dal Consiglio stesso nel continuo confronto con i cittadini e gli esercenti, sforzo vanificato proprio per la mancanza di collaborazione con l'assessorato. Esprimiamo quindi il nostro biasimo e giudizio negativo per il metodo adottato nel costruire una soluzione tutt'altro che condivisa e partecipata, che evidenzia chiaramente negli atti dell'assessorato al commercio un vetusto modo di fare politica e amministrazione. Questo è un comunicato che è all'attenzione del sindaco, del presidente di Zona 9 e all'attenzione della presidenza della Commissione Commercio di Zona 9. Ringrazio il capogruppo Cortese che è co-firmatario, oltre al capogruppo La Terza, e se ci sono altri co-firmatari sono benvenuti, grazie. Grazie consigliere Giusei, se mi porta il documento che ha letto, capogruppo Pergo.
Sì, grazie Presidente. Per questa rappresento una mozione che vorrei potesse diventare oggetto come quella del Presidente Simi e comunque possa essere discussa eventualmente in ogni caso nel prossimo Consiglio. Ha come oggetto le case di edilizia residenziale pubblica realizzate in Piazza d'Italia, ve la leggerò brevemente, velocemente. Premesso che in via Stengale è stato realizzato un nuovo complesso di edilizia residenziale pubblica, considerato che il complesso è ormai pronto per essere consegnato ed il comune ha affidato ad ALE Milano la gestione dei nuovi alloggi e relativi affinamenti. Visto che il regolamento regionale di febbraio 2004 e successive modifiche intervenute nel regolamento regionale di giugno 2011 numero 3, nei criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi ERP, legge regionale 5 gennaio 2000 numero 1, prevede la possibilità di assegnare fino ad una quota del 30% degli alloggi a nuclei familiari diversificati per categorie e composizione, anche monoparentali, per garantire un adeguato mix abitativo. Ritenuto che il complesso edilizio realizzato, per la sua particolare posizione e conformazione strutturale, rischia di trasformarsi facilmente in un'area di degrado, il Consiglio di Zona 9 chiede al sindaco Giuliano Pisapia, all'assessore all'area metropolitana Casi De Magno, Daniela Benelli, di garantire che nell'assegnazione di nuove alloggi a Sengaglia venga garantita la realizzazione di un adeguato mix abitativo al fine di favorire l'integrazione sociale, prevedendo inoltre da subito la possibilità di utilizzo di negozi realizzati nel complesso e che risulteranno non assegnati ad associazioni di zona 9 che operano in ambito sociale e culturale. Grazie. Presidente Tucci. Sì, è solo per ringraziare tutti i capigruppo per la loro disponibilità data ieri dopo la commissione Sport e Tempo Libero che ha valutato le proposte per la verde estate a riconvocare urgentemente la commissione per domani sera e volevo ringraziarli proprio per aver accolto l'urgenza e quindi hanno permesso di poter convocare la commissione per domani. Grazie. Consigliere Mizzau. Grazie, volevo brevemente relazionare l'incontro giovedì scorso in assessorato dove è stato definito il progetto La Rete per l'Alzheimer che si chiamerà centro dove abbiamo istituito dei centri di psicologia internazionale per l'Alzheimer in ciascuna zona. Nella nostra zona sarà presso il CNR di Via Briglio, il lunedì alle 9 alle 15 e questi centri, questi presidi avranno la possibilità di una vicinanza al territorio in particolare, essendo centro presso il centro per anziani, di intercettare sia gli anziani direttamente ma anche i parenti. In questo progetto per la psicologia finanziaria per Alzheimer è già stato attivato dal 1 luglio una linea verde per Alzheimer che ha avuto un notevole successo, nel senso che sono state già diverse le richieste. Questa linea verde è seguita da uno psicologo che ha possibilità di capire la richiesta che viene fatta e poi di mandare i familiari presso i centri che si interessano di questo problema. Ci sono poi questi 9 spazi, poi nell'anno prossimo 2012-2013 verrà istituito un osservatorio per valutare l'efficacia e l'efficienza della risposta dei servizi. Anche l'ASL sta facendo il livello sperimentale nei distretti 2-5 per poi estenderlo nella città, un percorso sperimentale per anziani e questo entra un po' anche nel percorso da noi già iniziato anni fa con lo sportello presso verranno poi riconosciuti a questo del prossimo anno anche tramite il riconoscimento delle associazioni che si interessano del Cyber Caffè e verrà fatto anche un corso di formazione per i ragazzi. Grazie. Grazie consigliere Missau. Consigliere Vina. Grazie Presidente, buonasera a tutti.
inizio il mio intervento con una frase che purtroppo poi si è avverata in tutta la sua drammaticità. Chi ha paura muore ogni giorno, chi invece non ha paura muore una volta sola. Questa frase l'ha pronunciata Paolo Borsellino, il giudice che insieme a Giovanni Falcone è stato uno dei simboli della lotta alla mafia e alla criminalità organizzata, morto il 19 luglio del 99 a Vedaneno insieme agli uomini della sua scorta. Domani ricorre il 21esimo anniversario di questa che è una delle pagine più nere della nostra Repubblica. Mi sembra giusto lamentare a tutta l'Aula questa ricorrenza, perché il Consiglio di zona 9 tutto in più occasioni ha organizzato iniziative, si è schierato contro tutte le mafie, il racket, la malavita organizzata, insomma, poche parole contro la criminalità, anche perché nella nostra zona siamo stati pesantemente colpiti da gesti e azioni veramente intimidatorie portate avanti da queste associazioni criminali. Penso ad esempio al Centro Isere. La zona 9 ha fatto diverse iniziative, portato avanti diverse iniziative con l'Ibera, ha organizzato diversi convegni, dibattiti contro la 'ndrangheta che ahimè sta penetrando anche nel nostro tessuto, no? Si pensava una volta che Milano era impenetrabile, cosa che invece non è. Ecco, quindi io sentivo la necessità di ricordare che domani c'è questo anniversario proprio perché uomini come Borsellino, come Falcone e come tanti altri magistrati che sono caduti sotto i colpi di queste associazioni criminali non devono finire nel dimenticatoio. Queste date devono rimanere ben impresse nella nostra mente e far sì che noi continuiamo con le nostre iniziative per far sì che la loro morte non sia avvenuta in vano. Grazie. Grazie, consigliere Piatti. Grazie Presidente, intervengo in qualità di rappresentante del Consiglio di zona di unità abitativa e educativa del numero, non ricordo quella che comunque comprende Geo e gli altri. La mail arriva da un genitore che ha mandato a tutto il collegio dell'unità, però ho deciso di riportarla anche in aula così che sia il corrente presidente della commissione di educazione. La segnalazione è relativa all'alberatura presente nel giardino della scuola materna di Vieseo. Il signor Rivolta scrive che all'interno appunto della scuola materna di Vieseo una parte consistente del giardino risulta inutilizzabile dei bambini in quanto vi sono parecchi rami che cadono improvvisamente. Con il centro estivo il giardino viene usato di più e quindi ci sarebbe bisogno di un intervento urgente di politica da parte dei responsabili. In seguito a questo la dottoressa Di Palma, che è la rappresentante del comune, mi ha inviato altra documentazione che arriva direttamente dalla parte dei giardini. Relativamente alla segnalazione si fa notare che all'interno della materna Iseo verrà fatto un intervento quando poi sarà più idoneo. Detto questo, vista la gravità della situazione, se fosse possibile fare un intervento straordinario adesso, anche se capisco che non è il momento adatto per effettuare una potatura, però visto che il giardino si usa d'estate, in questo momento è completamente inutilizzabile, se fosse possibile appunto intervenire sarebbe una cosa valida. Grazie. Grazie consigliere Esposito.
Grazie. Faccio una segnalazione. Avete per oggetto la casa dell'acqua al Parco Savarino. Da alcune settimane il distributore di acqua potabile, Casa dell'Acqua, sito presso il Parco Savarino, inaugurato tra l'entusiasmo dei cittadini solo pochi mesi fa, non necessita più al momento dell'erogazione della lettura della tessera sanitaria. Questa pratica consentiva da un lato di identificare il fruitore del servizio, dall'altro soprattutto limitava il quantitativo giornaliero per persona a 6 litri, una misura più che giusta che responsabilizza i cittadini ad un consumo consapevole di un bene tanto prezioso come l'acqua pubblica. Si rende noto di ciò la Presidenza dell'Ambiente affinché tenga in debito conto nelle proprie comunicazioni, relazioni istituzionali, l'urgenza e la necessità di un rapido intervento riparatorio. Grazie. Grazie consigliere Codegoni. Fontana di Largo Vulci. Largo Vulci si giova della presenza di una fontana apprezzata dai cittadini frequentatori dei giardini adiacenti. Purtroppo si registrano frequenti e costanti perdite d'acqua che causano pozzanghere, le quali, specialmente con il caldo, tendono a maleodorare, compromettendo la frequenza delle immediate vicinanze della fontana stessa. Poiché la causa di tali riversamenti è il flusso continuo d'acqua, si segnala l'opportunità di installare un dispositivo che, fungendo da rubinetto regolatore, eviti la fuoriuscita dell'acqua in eccesso e consenta un utile risparmio della risorsa idrica. Grazie. Grazie consigliere Codegoni, vicepresidente Alfonso. Grazie, solo velocissimamente per annunciare al Consiglio che i lavori di ristrutturazione della scuola di via Goffredo da Bussero sono iniziati e che io non ho potuto accedere naturalmente al cantiere. Chiederò per questo un sopralluogo a settembre da parte della Commissione Educazione, ma dall'esterno si vede un'altra montagna di macerie, quindi suppongo che i lavori siano iniziati a pieno regime. Per seconda cosa, oggi avete ricevuto dalla Presidente la Carta dei Servizi Educativi del Comune di Milano. Pensavo di dedicare a questa Carta dei Servizi una commissione o parte di una commissione, perché naturalmente è la prima volta che viene pubblicata e quindi deve essere oggetto di analisi, è frutto del lavoro di un confronto fatto con i presidenti delle unità educative e quindi va valutato e poi nel corso degli anni si dovranno proporre le modifiche che si saranno ritenute necessarie. Grazie. Consigliere Faregna. Sì, grazie Presidente. Anch'io una segnalazione veloce. Si tratta della mancata eliminazione della fermata della linea 4 all'utenza di via del San Luca Arcore, che dall'inizio dell'anno è totalmente non funzionante. E seppure diversi cittadini hanno già segnalato all'azienda la Chiesa questo inconveniente, ad oggi non sono risolto il problema. Perciò sollecito tramite gli uffici competenti a cercare di risolvere questa criticità. Grazie. Grazie consigliere Rossi. Buonasera a tutti. Sono stato presente oggi alla Commissione Affari Istituzionali del Comune di Milano, dove si parlava dell'avanzamento della città metropolitana, del percorso che porterà alla creazione della città metropolitana.
Ci è stato riferito che, nonostante la pronuncia della Corte Costituzionale, che come sapete ha bloccato, diciamo, il decreto Monti, con il quale venivano sciolte, venivano abrogate una serie di province e si, contestualmente si aveva la creazione di una serie di città metropolitane, il percorso continua e continuerà proprio domani con la conferenza metropolitana indetta dal sindaco Giuliano Pisapia e da Guido Podestà, presidente della provincia. Il percorso continua e l'assessore Benelli ha sottolineato che questo è un percorso importante anche strategicamente, perché buona parte di una serie di fondi europei adesso sono legati alle aree metropolitane e a delle strutture che siano in grado di controllare strategicamente le aree metropolitane, quindi l'istituzione di questa possibile città metropolitana ci metterebbe anche nelle condizioni di accedere a tutta una serie di finanziamenti. È stato sottolineato con forza dai consiglieri di zona presenti, da alcuni presidenti dei consigli di zona, il fatto che il discorso sulla città metropolitana non deve farci dimenticare mai, e lo dico anche come vicepresidente della commissione, il tema del decentramento e il fatto che i due discorsi devono costantemente andare di pari passo per non rischiare di arrivare, diciamo, impreparati e senza le adeguate competenze e le adeguate strutture a un appuntamento come importante come la creazione della città metropolitana. Ci saranno sicuramente ulteriori sviluppi dopo questa conferenza metropolitana che faremo in modo di farvi sapere. Grazie. Grazie consigliere Rossi, dal gruppo delle pallone. Sì, grazie presidente. Ma io volevo fare un commento ancora all'assessore D'Alfonso che non riesce mai a rispondere a tacere, perché ogni volta che parla fa danni. L'altra volta ha accusato altri consiglieri della maggioranza, quindi vabbè, non potrebbe anche non interessare, ma sicuramente fare una cosa del genere squalifica il modo di essere di assessore di una giunta comunale che stigmatizza e offende i propri consiglieri della maggioranza. Oggi addirittura ha attaccato una delle eccellenze della nostra moda e del nostro stile come Dolce Gabbana, che tra l'altro sappiamo benissimo che sono assolutamente vicini a noi politicamente, quindi nonostante questo D'Alfonso si è espresso in una maniera del tutto negativa e inopportuna nei confronti di un'eccellenza italiana, dicendo soprattutto di non ospitare una persona come Dolce Gabbana che soltanto è stato per adesso condannato in primo grado, quindi come al solito la legalità per voi è un optional, ma è stato accusato di aver fatto una frode fiscale che è sicuramente qualcosa di penalizzante, ma sicuramente la validità di avere un'esposizione della moda italiana di una griffa come Dolce Gabbana a Milano, che non verrà più a Milano, perché come si è espresso Dolce su Twitter, che ha detto che la giunta di Milano fa schifo, questo sicuramente non è una cosa molto bella e non ci fa onore come giunta comunale. Quindi io ritengo che sicuramente D'Alfonso dovrebbe quantomeno smentire e far sì che qualcuno della maggioranza prendesse in considerazione l'opportunità ancora di avere una griffa come Dolce Gabbana a Milano a fare le proprie sfilate che portano soldi e portano personalità e portano anche visibilità mediatica e quindi sicuramente un vantaggio economico rispetto a qualcuno che ha soltanto scritto di non ospitare nella nostra città una persona che ha avuto una condanna, che mi sembra una cosa che è ancora in primo grado, quindi c'è ancora tempo per verificare se è vero o meno. Una comunicazione relativamente all'installazione delle videocamere, viene comunicato che verranno rese funzionanti e collaudate entro non oltre il 31 dicembre 2013. Passiamo alla nomina degli scrutatori. Consigliera Santoiemma, presidente Santoiemma, vicepresidente Faregna, consigliere Gramandi.
Passiamo al punto numero uno, parere sulla proposta di redazione di sentiero consigliare di traduzione modifica degli articoli 5, 4, 37,1 e 93,5 dello statuto del Comune di Milano. Do la parola al vicepresidente della commissione di centramento, Jacopo Rossi. Nuovo buonasera, vi vado a leggere la relazione. Onorevole Consiglio, la Commissione di decentramento, riunitasi in data 8 luglio 2013, ha esaminato la proposta di deliberazione di cui è l'oggetto per esprimere il parere ai sensi dell'articolo 29 del vigente regolamento del decentramento territoriale. La Commissione, dopo aver trattato e discusso le motivazioni che hanno portato alla modifica dei suddetti articoli, ha esaminato e discusso ogni singolo comma coinvolto nelle proposte di modifica e a conclusione la Commissione di decentramento ha espresso a maggioranza parere favorevole alla proposta. Voglio pertanto con questo onorevole consiglio approvare quanto sopra esposto. Aggiungo soltanto che tutti i consiglieri hanno ricevuto la documentazione per mail, mi dispiace che non sia presente anche in questo faldone e proprio per questo andavo a leggere, diciamo, la modifica secondo me più importante, che è la modifica dell'articolo 5,4. Vi vado a leggere come viene modificata. Il Comune attua specifiche azioni atte a garantire ad entrambi i generi il pieno ed effettivo godimento dei diritti di cittadinanza. Garantisce altresì che nella giunta entrambi i generi siano rappresentati in misura paritaria, negli organi collegiali non elettivi, nonché negli enti, aziende e istituzioni dipendenti, deve essere garantito l'equilibrio di genere. La successiva modifica si riferisce solo alla modifica che vi ho appena letto, mentre l'ultimo comma che viene modificato semplicemente aggiunge, diciamo, per quanto riguarda il regolamento di elezione del Consiglio di zona, il fatto che apposito regolamento disciplina le modalità delle elezioni nel rispetto del principio della parità di accesso delle donne e degli uomini alle cariche elettive. Grazie. Grazie vicepresidente Rossi. Consigliere Giussi. Grazie presidente. Io ritengo un po' l'intervento che ho fatto in commissione. Innanzitutto noi qui siamo a esprimere un parere su una delibera consigliare che recepisce una norma di carattere nazionale. Per cui da questo punto di vista dico fin da subito che il regolamento comunale recepisce in maniera benissimo quanto previsto dalla normativa nazionale. Per cui dal nostro punto di vista anche come PDL mi sento di esprimere un parere favorevole. Ciò non toglie una discussione di carattere generale che adesso non voglio aprire, ma semplicemente enunciare alcuni aspetti che mi interessa, evidenziare. Cioè come nella legge nazionale e nel regolamento comunale si parla di parità nella rappresentanza delle istituzioni, mettendo come postulato il fatto che la parità si modifica lo stesso numero dei membri all'interno di una giunta comunale di uomini e donne. Ecco, questo secondo me non è la parità, nel senso che la battaglia che va fatta, dal mio punto di vista, è dare alle donne la stessa possibilità di partecipare in maniera attiva e gli strumenti per raggiungere posizioni apicali all'interno della pubblica amministrazione. Abbiamo esempi di donne che anche prima di questa legge hanno ricoperto ruoli importanti e con il commento, al di là della presidenza del Consiglio di zona, al di là dei vari ministri, presidenti delle camere, sindaci, presidenti di regione, presidenti di provincia e donne che meritano la stima e sono lì perché valgono in quanto donne e non in quanto, cioè donne di valore, non in quanto rappresentanti di un genere. E per cui quello che io dico della battaglia che va fatta qui non è una battaglia sul stesso numero di donne, stesso numero di uomini, ma donne di valore e uomini di valore, anche perché si può arrivare a situazioni in cui ci sono statisticamente o anche nella società un maggior numero di donne di valore, un maggior numero di valore, allora ci dovrebbe essere più donne all'interno dell'amministrazione rispetto a
donne, invece no, questo regolamento che stabilisce la legge nazionale impone uno stesso numero di donne e di uomini. Per cui dal mio punto di vista pur eventualmente la possibilità non di entrare dal punto di vista parlamentare per modificare la legge, io voterò a favore di questo regolamento che recepisce, però voglio sottolineare come di per sé la legge tutto e tutto questa legge perché è un tentativo di dare stesse possibilità ai uomini e alle donne di essere rappresentati in maniera uguale. Consigliere Abbiati. Grazie Presidente, io parlo per quanto riguarda il terzo di voto del mio gruppo che voterà favorevolmente alla proposta di delibera. Detto questo, ci tengo a fare rilanciare il discorso che ha appena fatto il consigliere Luzzi, che effettivamente è abbastanza corretto, cioè se ho la parte che comunque in quest'Aula abbiamo chiaramente l'esempio di sia il presidente che in vicepresidenza, due donne, quindi vuol dire che le donne che si impegnano trovano la possibilità di arrivare e giusti cuori. Detto questo, se oggi ci trovassimo in quest'Aula con 30 donne e 15 uomini, perché quelle 30 donne sono state molto più brave a prendere i voti perché sono più brave e più attive sul territorio, e poi giustamente rimangono i uomini che non sono in grado di fare questo lavoro, passa a seguire questa passione compiutamente, ci sarebbe la versione opposta, ci sarebbe da dire mettiamo 50-50, vorrebbe dire lasciar fuori magari delle donne brave e a quel punto far entrare uomini che magari sono meno competenti, perché solo perché c'è una quota da rispettare. Secondo me questa cosa è molto grave, cioè, se un partito politico anche che riesce a fare una lista con 50 donne e 50 uomini, poi diventano 20 uomini e 0 donne, perché quelle donne non hanno intenzione, cioè non hanno le capacità in quel momento, e la stessa cosa vale all'opposto, secondo me è un po' una forzatura, tutto qui, secondo me. Grazie. Vicepresidente Rossi. Sì, grazie molto ai consiglieri che sono intervenuti e che anche in particolare il consigliere Luzzi anche in commissione aveva esternato queste sue perplessità. E, ovviamente il discorso è molto ampio e articolato, se lo aprissimo qui dovremmo andare a riprendere molti argomenti che fanno parte anche di tutto un bagaglio di psicologia sociale e di psicologia delle differenze che per i miei studi ho avuto modo di incontrare. C'è da dire che solamente una cosa, all'interno delle liste che hanno portato alla costruzione di questo consiglio di zona c'erano moltissime donne, nella maggior parte dei partiti presenti, credo, si arrivasse più o meno al 50%. Resta, personalmente, ma a titolo personale, mi resta il dubbio se davvero tutte le donne di valore che c'erano all'interno di quelle liste siano rimaste fuori perché sopravanzate da una capacità maggiore politica o di campagna elettorale degli uomini. Il dubbio mi resta, che ha a che fare con tantissimi temi legati alla vita di tutti i giorni. E quindi credo che all'interno di questo ragionamento, questa modifica dello statuto, che come aveva detto Luzzi, è una ratifica di una legge nazionale, sia comunque un passo importante, e se dobbiamo minimamente aprire il discorso, un passo che secondo me col tempo dovrà sparire, dovrà essere solo una fase all'interno del quale tutta la società e forse il modo di fare politica si modificherà. Quindi ringrazio molto chi è intervenuto. Grazie, mettiamo votazione. C'ha ragione. No,
La donna che difende i diritti e gli interessi delle donne. Chiudiamo la votazione. Presenti 33, favorevoli 33, contrari 0, assenti 0, approvato. Passiamo al punto numero 2, approvazione dell'iniziativa proposta dall'Istituto Garbani per la realizzazione delle 23 Croce Campus Domani Junior. La parola alla Presidente della Commissione Educazione, Antonella Rosso. Grazie Presidente. La Commissione Educazione, riunitasi in data 2 luglio, ha preso in esame il progetto denominato Campo di Orientamento per la scelta della scuola superiore, proposto da IS Galvani per sabato 5 ottobre. Il progetto ha la finalità di contrastare il fenomeno della scelta errata della scuola superiore. Ogni anno, infatti, il Ministero dell'Istruzione fornisce i dati riguardanti i tassi di promozione degli studenti delle classi superiori. Nella provincia di Milano, lo scorso anno, la media dei non ammessi alla classe successiva è stata dell'11%, ma l'anno più difficile si è confermato il primo, quello in cui è più alto il tasso di bocciature, di cambi di scuola e di abbandono. Quasi 86.000 studenti che hanno frequentato il primo anno delle superiori, 16,7% non è stato ammesso alla seconda. La causa principale di questo insuccesso è da attribuirsi a una scelta del percorso scolastico che troppo spesso non tiene in dovuta considerazione alcuni elementi fondamentali. La relazione è piuttosto lunga, contrariamente alle mie abitudini, ma pensavo di non leggere la tutta e di concludere solo dicendo che il Garbani ha già organizzato le due edizioni di Campus Domani, Campus di Orientamento, indirizzati alla scelta dell'università. Quindi hanno già una discreta esperienza in questo tema e gli insegnanti che si occupano di Campus Domani Junior e di Campus Domani da più di 10 anni si dedicano al tema dell'orientamento. Vista la corrispondenza con le linee guida della Commissione e l'alto valore educativo dell'iniziativa, la Commissione propone di finanziare l'iniziativa con €1.300 da prelevarsi dai fondi di MAP e con il beneficio della civica stamperia per la produzione di materiale di pubblicizzazione dell'iniziativa. Voglia pertanto con l'onorevole consiglio approvare l'iniziativa sopra descritta. Mettiamo in votazione. Lo faccio un attimo, una settimana. Andiamo alla votazione. Presenti 32, favorevoli 32, contrari 0, assenti 0, approvato. Chiudiamo la votazione immediata di eseguibilità. Chiudiamo la votazione. Presenti 24, favorevoli 24, contrari 0, assenti 0, approvato. Passiamo al punto numero 3, approvazione di iniziative proposte dall'Associazione AIMA per la costruzione del progetto denominato Sport per l'Alzheimer, l'Associazione AUDE Milano per la realizzazione della seconda parte sessione autunnale dell'Università della Terza Età in zona 9, Circolo Acqui San Filippo Neri per la realizzazione del progetto denominato Carrello senza ruota. La parola al Presidente della Commissione Politiche Sociali, Roberto Nerossi. Grazie Presidente. La Commissione Politiche Sociali e Salute, riunitasi il giorno 1 luglio 2013, ha preso in esame alcune proposte di iniziativa come di seguito indicato. A. Proposta di iniziativa formulata dall'Associazione AIMA riguardante la continuazione del progetto di apertura dello sportello Alzheimer
presso i centri di neuropsicologia cognitiva della Regione Puglia e della Calabria. La Commissione propone a maggioranza di finanziare il progetto presentato con €2.500 IVA compresa e impegna il suo Presidente e il Consiglio a promuovere lo spazio pubblicitario, così come ci ha fatto in altre occasioni negli anni precedenti, concordato con i medici del centro di neuropsicologia politica sui giornali di zona in quanto periodo. Questo è un suggerimento che è nato nella discussione che, nella commissione, proprio per non fare cadere l'interesse da parte della cittadinanza per questa tipo di attività. Punto B. No, la proposta di iniziativa formulata dall'Associazione Auser Milano e Auser di Bocca dal titolo Università della Terza Età, sessione autunnale. L'iniziativa che già si è svolta negli anni precedenti con ottimi risultati si svolgerà a Milano nell'Auditorio Caganda a partire dal 6 settembre per terminare nel mese di dicembre 2013. L'iniziativa consiste in alcuni corsi e conferenze rivolte alla cittadinanza in modo gratuito che si terranno ogni martedì dalle 15 alle 17. E in alcune visite guidate a musei, file e palazzi storici oltre il momento della città di Milano. Segue il programma che condividerò, che comunque è stato considerato dalla commissione tutta di buona qualità e di ottimo interesse per i frequentanti. E quindi la commissione propone a maggioranza di finanziare la stessa con €1.900, tutto compreso. Di concedere all'Auditorio Caganda come da programma a titolo gratuito con l'obbligo di mantenerlo pulito, nonché di concedere lo stesso anche per l'inaugurazione dell'iniziativa che verrà il 17 settembre alle ore 15. L'iniziativa è aperta alla cittadinanza, ha visto nelle passate edizioni un notevolissimo numero di partecipanti. In media tra i 180 e i 200 persone hanno frequentato queste corsi. Si concede al Presidio Simile Campania per la pubblicità dell'iniziativa, compatibilmente con il budget della stessa, a disposizione per la zona mai. Viceversa, l'associazione proponente si farà carico della pubblicità dell'iniziativa stessa in modo autonomo. Terza proposta è una proposta di iniziativa formulata dall'Associazione Archi San Filippo Neri per il progetto di Carrello Senza Volte, anche questo è un progetto che già abbiamo portato in questo consiglio dai nostri risultati. Il progetto consiste nell'assistenza, sostegno e sollievo per le persone anziane che nel periodo estivo restano più sole e bisognose di aiuto e compagnia. Il progetto, che peraltro funziona in modo continuativo per tutto l'anno, nel periodo estivo viene non intensificato e dal mese di luglio al 4 di ottobre una persona con caratteristiche professionali, due suore e una quindicina di volontari espletano tutte quelle missioni necessarie ai vari bisogni delle persone anziane. La Commissione propone a maggioranza di lanciare il progetto con €1.200 sotto compreso. La pubblicità dell'iniziativa sarà a carico della Commissione proponente e di conseguenza una pubblicità un'iniziativa che tiene manualmente con i propri canali. Voglio portare questo a tutti i finanziamenti proposti. Sono da pensare al capitolo fondo MAP 2013, ma è preso il Consiglio a approvare quanto definito dalla Commissione. Grazie. Grazie Presidente. Neroni, se non ci sono interventi, mettiamo in votazione. Votiamo. Siamo in fase di votazione. Chiudiamo la votazione. Presenti 31, favorevoli 32, contrari 0, assenti 0, approvato. Mettiamo in votazione l'immediata esercizio. Siamo in fase di votazione dell'immediata esercizio. Chiudiamo la votazione. Presenti 24, favorevoli 24, contrari 0, assenti 0, approvato. Sostenibile. Concessione di patrocinio gratuito all'associazione ANIMA per la realizzazione del progetto denominato dei grandi di cura e all'associazione della Sterna ONU per la realizzazione del progetto
del progetto denominato FUCIO. La parola al presidente della commissione politiche sociali, Umberto Merola. Sì, nella stessa commissione del primo luglio abbiamo preso esame anche due richieste di protezione. La prima, che è stata formata dalla Associazione AIDA, dal titolo Casa di Cura, consiste nell'allargamento al domicilio dei servizi a sostegno e sollievo dei malati di Alzheimer, che si collega in modo concreto al portello Alzheimer, dei loro familiari dei caregiver, servizi erogati dai volontari dell'associazione da medici e tecnici esperti in forma completamente gratuita. Il progetto è finanziato al 60% dalla Fondazione Carico, viene sviluppato in partnership con le associazioni Piccolo Principe e Anno. La Commissione propone la maggioranza dei consigli di protezione gratuito con la medicina dell'associazione. La seconda proposta è stata formulata dall'associazione della Lanterna Onlus, che propone il progetto Switch On, un progetto innovativo come formula di sportello per ascolto, per sportello di ascolto. Si tratta infatti di uno sportello di ascolto per preadolescenti e adolescenti che utilizza il sistema informatico per trattare i quali. Il contrasto ai fenomeni di illegalità connessi ai comportamenti a rischio legati al consumo di sostanze, la prevenzione dei comportamenti sessuali a rischio attraverso l'informazione sul sistema educativo, la promozione dell'integrazione scolastica, soprattutto delle seconde generazioni, per prevenire l'abbandono scolastico. Il progetto è finanziato in parte con un contributo della Fondazione Serpino di Stati. Anche qui, ad proposito, la Commissione per la Fondazione consegna il patrocinio gratuito, quindi una richiesta della Fondazione. Come potete notare, questo secondo, questa seconda iniziativa è un'iniziativa abbastanza innovativa, che sarà ottimi buoni risultati, e noi abbiamo chiesto di farci avere una relazione conclusiva a fine anno per vedere quale tipo e quanto tipo di approccio c'è a questa iniziativa, perché pur essendo in forma abbastanza anonima, però può dare un sostegno, un sollievo a ragazzi che magari non riescono ad interagire con i propri genitori o magari con i propri compagni che per timidezza o per tanti vari altri motivi possono trovare un punto di ascolto, di riferimento e appunto di sollievo, di sollievo per i propri problemi. Grazie. Siamo in votazione. Per favore. Presidente di Nato, favorevole di Nato, contro le 0, 0 approvato, mettiamo in votazione la mediana sensibilità. Ce n'è anche 4, quindi ci stanno. No, ma se queste qui si mettono sulla luce di più. Posso dire sì. No, sono in luce di più. Non lo mangio da qualche metro di più. La sicurezza non già, chiede 3 metri in mezzo. Chiudiamo la votazione. Presenti 24, favorevoli 24, contrari 0, assenti 0, approvato. Passiamo al punto numero 5. Approvazione dell'iniziativa proposta dall'Associazione Culturale Compagnia Baby Gang per la realizzazione del progetto Alveare Atti Culturali contro la Mafia e dello studio denominato Zia Severina è in piedi. La parola alla Presidente della Commissione Casa Popolare di Mani, Simona Fregoli. Grazie Presidente. La Commissione Casa Popolare di Mani, Cultura, riunitasi il 25 giugno, ha esaminato la documentazione, ha approvato a maggioranza la proposta della compagnia teatrale del Vivente dal titolo Alveare, Atti culturali contro la mafia, Zia Severina in piedi. Le commissioni hanno provato di sostenere il progetto per una cifra pari a 600 euro che prevede la messa in scena di 3 spettacoli. Ora abbiamo le date, durante la commissione non erano ancora disponibili.
I spettacoli si terranno venerdì 20, sabato 21, domenica 22 settembre 2013, dalle ore 18 circa alle ore 21 circa, rispettivamente nella piazzetta di Via Valdaone, davanti alla chiesa di San Carlo da Cacanto, nella piazzetta di Don Cismon e nel cortile delle case popolari di Acerreto. Voglio a questo onorevole consiglio approvare questa richiesta. Grazie. Grazie Presidente Pregoni, mettiamo in votazione. Siamo in fase di votazione del punto numero 5, chiudiamo la votazione. Presenti 27, favorevoli 27, contrari 0, assenti 0, approvato. Mettiamo in votazione l'immediata eseguibilità. Chiudiamo la votazione, presenti 23, favorevoli 23, contrari 0, assenti 0, approvato. Passiamo al punto numero 6, valutazione della proposta di deliberazione di giunta comunale sulla collocazione del caso scoperto di via Galliano Lagosta. La parola al Presidente della Commissione Commercio, Paolo Ciocchi. La Commissione Commercio, Attività Produttive, Territorio e Consiglio di Zona 9, sono due grandi commissioni che hanno analizzato la questione, congiuntamente l'11 luglio 2013, hanno analizzato e discusso la proposta di delibera di giunta comunale, formulata dalla Direzione Centrale Commercio e Territorio e Assessorato Commercio. A seguito di richieste esortate superando per mezzo di delibere di indirizzo del CIN del Consiglio di Zona 9, le commissioni hanno apprezzato la decisione assunta da parte della Direzione Centrale del Commercio e dell'Assessorato di intraprendere definitivamente un procedimento amministrativo avente come obiettivo lo spostamento permanente del mercato settimanale scoperto da Galliano nell'area di Arezzano, tra Viale Steglio e Piazzale della Giusta. Il lavoro svolto dal settore commercio con il contributo del Consiglio di Zona 9 e degli operatori del mercato, che ha inoltre esteso la propria riflessione ad un più complessiva valutazione del territorio interessato e ad alta valorizzazione del tessuto urbano di prossimità, rende superata l'ipotesi del ritorno del mercato nella vecchia sede. Sono previsti interventi sia viabilistici sia di riqualificazione che al massimo in 18 mesi porteranno alla creazione di una piattaforma multiuso destinata non solo ad un mercato moderno e totalmente riqualificato, con compattatori di rifiuti, alimentazione elettrica, eccetera, ma anche ad un'area parcheggio veicoli per i residenti, nonché ad uno spazio fruibile per scopi ulteriori che valorizzano le potenzialità di un tale intervento. In riferimento a questo percorso, si chiede l'inserimento nel PTO del 2014 dei lavori di adeguamento del tratto interessato, con conseguente reperimento di risorse economiche e successivo stanziamento da inserire a bilancio. Le commissioni, prima che si proceda allo spostamento temporaneo, che non potrà eccedere la durata del tempo di completamento del problema di Zara, nell'area di Via Spargo, su veicolo e Carigliano, secondo l'ipotesi contenuta nella proposta di delibera dell'oggetto, chiedono di istruire un tavolo di concertazione con le aziende e negozi a sede fisse interessati, così da accertare e risolvere eventuali problematiche, di avviare immediatamente l'iter amministrativo funzionale all'approvazione dello spostamento definitivo del mercato in Galezzara, con espressa garanzia del rispetto dei 18 mesi al massimo previsti, di aprire un fondo di fiduzione a garanzia di eventuali danni prodotti sull'area recentemente modificata in via Volturno, di
di subordinare l'approvazione dello spostamento temporaneo in via Volturno alle necessarie documentazioni che dovranno essere fornite dai Vigili del Fuoco e dalle autorità preposte a sicurezza per quanto riguarda le uscite ed entrate della MM5 e dall'eventuale fattibilità dei vari piani di emergenza. In considerazione di questo si chiede anche di valutare la chiusura temporanea delle stesse uscite in attesa dello spostamento definitivo dell'area di Zara. A maggioranza le commissioni attività produttive e territorio approvano la relazione proposta. A firma del Presidente della Commissione di attività produttive, Patrocinio Andrea, e del Vicepresidente della Commissione di Commercio, Renato Taricolo. Ma sostanzialmente, faccio un minimo di brezza, di fatto, l'ho detto anche in commissione, e questa è diciamo che forse la centesima commissione sulla questione. Commissione non solo di Consiglio di Zona, ma anche in via Larga, a Palazzo Marino, abbiamo sviluppato tantissimi interventi in questa direzione come Consiglio di Zona 9. L'obiettivo era ed è da tantissimi anni raggiungere e determinare in Viale Zara un luogo dove si potrà fare finalmente un mercato tra virgolette equilibrato, moderno, dove c'è una, da un discorso dei rifiuti, dei ricompattatori, da una sperimentazione completamente diversa rispetto all'80% sostanzialmente dei mercati che ci sono a Milano, finalmente trovare una quadra su una destinazione in questo senso. In numerosi confronti con la Giunta, di fatto c'è stata, secondo l'ok, sostanzialmente l'assessorato al commercio, l'assessorato al territorio, l'assessorato alla viabilità, alla sicurezza, per fare in modo che quest'area diventi dalle Zara tra Piazzale d'Agosta e Bellestello, diventi un'area attrezzata, totalmente attrezzata anche a parcheggio nei giorni non di mercato e poi eventualmente anche eventi, comunque un'area di questo tipo. Su questo l'obiettivo è stato raggiunto, devo dire, quello di zona, perché di fronte a una delibera di giunta, di fronte a una delibera di consiglio, di fatto le richieste di cittadini, ambulanti e consiglio di zona e ovviamente in concertazione con l'amministrazione, l'obiettivo che è sempre stato scritto, trascritto all'interno di ogni delibera, ogni mozione in questi 7 anni, c'è un passaggio fortissimo in avanti, cosa che non c'era mai stata dal punto di vista della giunta, vuol dire gli assessori che si prendono l'impegno col sindaco Pisapia in testa di realizzare una piattaforma di questa direzione. Questo vuol dire che in 18 mesi si chiede, in concertazione ovviamente con l'assessorato, si chiede la costruzione di queste piattaforme, lo spostamento del mercato, un mercato attrezzato e assolutamente moderno, rispetto a un'area adesso assolutamente deficitaria, lo sappiamo, dove era prima, ovviamente noi abbiamo ribadito anche in questa delibera, sostanzialmente che noi non vogliamo che ritorni in modo fisso, permanente, e vogliamo che se dovesse ritornare solamente con precise garanzie. Viceversa dobbiamo partire da subito i lavori rispetto a Viale Zara, perché noi l'obiettivo di Viale Zara, ed è all'interno di questo atto di estremo importante, l'obiettivo è che 18 mesi torni lì. Il fatto di Via Volturno è comunque è all'interno del deliberato, ma non è un nostro parere. Noi riteniamo che Via Volturno rimanga un grosso punto interrogativo rispetto a tutta una serie di richieste che noi facciamo. Che riguardano la sicurezza, che riguardano tutta una serie di questioni che abbiamo posto scritte e che sono precise. Noi senza queste garanzie ovviamente non diamo parere, perché se si vede nel deliberato non c'è un nostro parere con il Consiglio Nazionale, mantenendo una coerenza di fondo. In più noi riteniamo però che non dando l'ok
rispetto a alcuni passaggi che determinano già le ZAR, la scelta che è stata fatta da 7 anni, voluta da 7 anni dai cittadini, dal Consiglio 09, ma anche dagli ambulanti stessi, un mercato che ritorni dalle ZAR e diventi entro pochissimi mesi dalle ZAR un mercato apprezzato e riqualificato, per noi è l'obiettivo centrale, al di là delle perplessità che possono esserci ovviamente da parte di tutte le categorie, di tutte le concertazioni che ci può essere, ma credo che su questo sia importante rivendicare che questo obiettivo è stato raggiunto con un atto preciso. Noi chiediamo all'amministrazione che ci sia una delibera di giunta e una delibera di consiglio in questa direzione. Grazie, consigliere Abbiati. Grazie Presidente, io nell'entrare nel merito della questione sono abbastanza perplesso perché questa sera, come in commissione, non c'è il solito volto pubblico che di solito contraddistingue la discussione di queste tematiche. Forse perché, non è che sono in vacanza, forse perché qualcuno ha fatto le cose un po' di corsa, senza coinvolgere la cittadinanza e senza coinvolgere l'opposizione. Legato a questo, tra le altre cose, noi ci siamo ritrovati senza documentazione alcuna a discutere l'altro giorno in commissione. Su nostra richiesta è arrivata la documentazione e su quella documentazione c'era scritto che i banchi spostati nell'area nuova del mercato, nell'area temporanea, che voi pensate che sarà temporanea, del mercato, sono 174. Signori, al sabato sono 216, per cui 174, 186. Era 174 su quel documento c'era scritto. Detto questo, non è un problema, perché poi c'è una versione aggiornata di quel documento, che però sarebbe il caso di condividerla con l'Aula, sarebbe il caso di farsela mandare da Palazzo Marino. Sono riuscito ad averla lo stesso. La vera documentazione prevede di occupare tutta via Volturno, interamente, tutta la via Sevenico su un lato, tutta la via Spalato su un lato. Questo ovviamente nella documentazione che ci mandato, ma c'è scritto? Non c'era, nella documentazione che ci avete mandato, perché in commissione abbiamo discusso su altro. Detto questo, io finito questa premessa sul fatto che non ci sono i cittadini, non ci sono i commercianti, forse qualcuno c'è. Qualcuno c'è, sono contento, però di solito siete in 30-40. Questa sera sono una decina, evidentemente è stato fatto un po' di. Va bene. Detto questo, una commissione per valutare una documentazione che non c'è, secondo me non era sufficiente. Avremmo dovuto convocare qua i cittadini in una commissione, magari questa sera, e portare la delibera del Consiglio 25, come avevamo chiesto noi sia in commissione che poi in conferenza di capigruppo con il mio capogruppo. Ma evidentemente doveva far passare su traccia la cosa anche di corsa. La proposta di Zara, anzi no, continuo su questo tema della documentazione. Io non so, Presidente, quando ha ricevuto la documentazione di Ama, se l'ha ricevuta oggi non faccio una colpa a lei, faccio una colpa agli assessori che ci richiedono un parere. Un parere su una delibera futura, non so come si possa chiedere una proposta di delibera, ma su una proposta di delibera. E la documentazione di Ama ci arriva a 4 ore dall'inizio del Consiglio, cioè con tutta la spiegazione tecnica, ovvero che i due controviali non saranno più adibiti a parcheggio, ovvero che ci saranno delle spese accessorie ingenti perché comunque sarà da mettere in sicurezza il passaggio del tram, gli attraversamenti pedonali e la qualificazione dell'angolo Stelvio Star. Io voglio sapere qualcosa, voglio vedere qualcosa prima di votare. Detto questo, la proposta su Zara è sicuramente interessante. Io non ho ancora capito quanti banchi si perderanno con lo spostamento in Zara, perché ve l'ho chiesto in commissione e non me l'avete saputo dire, ve l'ho chiesto in documentazione e non me l'avete detto, questa sera qua sopra non c'è scritto, va bene tutto, però c'è anche qualcuno che ha comprato una licenza da tutelare, oltre che giustamente i cittadini. E loro cosa facciamo? Li lasciamo a casa in mezzo a una strada? Va bene, sono dei lavoratori come gli altri, però forse questo non mi interessa. Detto questo, va bene, sono sempre più convinto che Zara possa essere fatta bene, come dice lei Presidente, come Fouché, anzi meglio di Fouché, e sono sarei ben contento perché vorrebbe dire avere finalmente un mercato a Milano
in qualità come previsto dalle normative europee, ma in 18 mesi, io ve lo ripeto, in 18 mesi non finite l'iter, perché se non mettete nel decisione del 2014 non è più come prima che mettete, non è più libro dei sogni, dovete avere la copertura finanziaria per metterla, e per avere la copertura finanziaria dovete fare il bilancio. Spero che riuscite a farlo, riuscite a farlo l'anno prossimo, entro il 30 di giugno. Quindi magari il 31, il primo di luglio, l'anno prossimo del PTO, ci sarà il mercato, ci sarà l'accostamento del mercato. A quel punto incominceranno i lavori per avviare l'iter. Se inizieranno nel 2015, metà 2015 i lavori di riqualificazione di Zara, io credo che sarà 2015, perché se nel 2014 non metti nel piano e non fino al 30 di giugno non ce l'hai, come minimo vai nel 2015 a iniziare i lavori. Come minimo. Se va bene il primo di gennaio, se va male, concludo, aspetto un secondo. Il mercato, se poi sta lì, lo facciamo, fino al 2016, in mezzo a Expo abbiamo ancora. Poi non è detto, perché se non trovate la copertura finanziaria cosa facciamo? Lo lasciamo lì, dov'è? Esatto. Per cui abbiamo detto ai cittadini per 15 anni che il mercato era sbagliato, lasciarlo lì, ma adesso però se devo amministrare che va bene lì. Il mio terrore rimane questo, che il mercato rimanga nella posizione in cui adesso state predisponendo. Grazie. Consigliere Musdei. Grazie Presidente. Ma io distinguerei l'intervento in due parti, la parte di collaborazione, di partecipazione che abbiamo avuto in questi due anni con l'assessorato, che è stata praticamente nulla, e noi abbiamo più volte invitato l'assessore qui per parlare di questo progetto e per chiarire i punti critici. Abbiamo dato ingenuamente forse il parere positivo sulla proposta del Presidente Simi sul primo progetto di spostamento verso Viale Zara, che comunque gli uffici tecnici hanno assicurato, hanno detto che una proposta del genere non poteva essere attuata perché c'era un problema proprio di spazi. Dopo quel debacle non abbiamo visto nessun altro progetto, continuiamo a parlare di progetti di Zara, di Volturno, ma non vediamo progetti. Abbiamo visto un progetto, è passato questo PDF del progetto di via Volturno senza nessun sopralluogo, ma a me spiace perché con il Presidente Quattrociocchi stiamo collaborando molto sull'ambito delle criticità dei mercati, ma questo era proprio il momento di fare un sopralluogo con la cartina, con la planimetria che c'era stata inviata. Su quella planimetria lì si vede chiaramente, e questo ce l'hanno fatto notare i cittadini, che non mancano i 3,5 metri necessari per un passaggio di un mezzo di soccorso, quindi un'ambulanza o una autopompa dei pompieri. Quindi se in una stima, in un'idea di 18 mesi, che credo molto infattibile, questo potesse avvenire, vuol dire che per 18 mesi non potranno passare mezzi di soccorso su questa via qui. L'altro discorso è proprio sul discorso della collaborazione, cioè qui continuiamo a cantarcela e suonarcela tra di noi, ma gli uffici tecnici non li abbiamo visti. Li abbiamo visti una sola volta con il funzionario del comune che è venuto, ma non ha potuto praticamente parlare del progetto perché l'abbiamo assalito con una lotta tra cittadini e ambulanti riguardo a quel progetto lì. Quindi a me sembra ancora che stiamo andando in una direzione in cui dobbiamo dare fiducia. Noi la fiducia non l'abbiamo più, perché la fiducia si dà su dei piani e dei progetti oggettivi. Non si può dare senza avere carta, senza aver fatto misurazioni, senza aver previsto come verranno dislocate le bancarelle e gli ambulanti, soprattutto dopo aver visto cosa è successo col progetto presentato mesi fa da Simi. Quindi il discorso è sia dal punto di vista della collaborazione che dal punto di vista del dislocamento delle bancarelle, noi non crediamo che possiamo dare una fiducia così alla cieca senza aver visto i dati tecnici. Ancora, come diceva il consigliere Abbiati,
abbiamo ricevuto oggi pomeriggio la documentazione di Amat, sintomo che è ancora qualcosa buttato lì in fretta e furia per cercare di arginare e di portare a casa questo parere positivo, che secondo me lascia il tempo che trova, perché alla fine è un parere su una proposta di la Giunta, quindi se vogliono il distintivo, se vogliono l'ok dalla zona, ma se questo non lo ricevono continueranno a fare comunque quello che hanno fatto fino adesso, che hanno fatto per 2 anni. Mi chiedo quindi di cosa stiamo parlando. Ancora una volta stiamo parlando di un progetto che non è stato condiviso con la cittadinanza, non è stato condiviso con i consiglieri, e sul quale noi dobbiamo crederci senza avere un riscontro oggettivo. Grazie. Prima di dare la parola al consigliere Ferrari, solo una nota pratica, perché è stato posto il quesito. Come avrà avuto modo di vedere anche il consigliere Abbiati, io ho inoltrato alle 11:17 una mail che mi era arrivata oggi alle 9:24 dall'assessore Marani. Consigliere Ferrari. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Io non ci sono. Ma no, non mi è arrivato veramente. Sto cercando. L'apprezzamento e la soddisfazione che ho riscontrato nel vedere che il Presidente della Commissione Commercio si sta dando da fare, sta cercando sia di coinvolgere quelle che sono le parti in causa. Sicuramente il primo concetto che mi va a esprimere è questo. Ci stiamo arrivando piano piano, mi rendo conto che effettivamente ci sono tante difficoltà e non dipende semplicemente da quello che è il consiglio di zona, ma da tutta la struttura comunale, assessorati e quant'altro. Non ho avuto modo di partecipare alle commissioni che hanno portato alla stesura di questa proposta di delibera. Faccio tesoro di quello che viene riferito dal consigliere Abbiati e dopo aver preso visione di quella che è stata la documentazione inoltrata oggi, sottolineo un dettaglio, gradendo anche un parere da parte del direttore di settore. In quanto pubblici amministratori dovremmo essere messi nella condizione di poter agire quantomeno informati su quelli che sono le proposte che andiamo a deliberare. Di conseguenza, come mi era già capitato, non avendo recepito con una congrua tempistica quelli che sono i documenti che portano poi alla stesura di un parere che sicuramente è più complesso, non ritengo di essere messo nelle condizioni di poter votare questo documento. Chiedo a tutti i consiglieri che hanno senso di responsabilità di evitare e astenersi da tale valutazione, se non facendo un atto così di forza, votare qualcosa che non si conosce vuol dire non votarlo, ma accettare quelle che sono decisioni che hanno preso altre persone per noi. Io questa cosa non la condivido, mi sento di non poterla condividere, quindi sicuramente dopo che mi sarò consultato con il mio gruppo prenderemo una decisione. Ho difficoltà a votare anche contrariamente. Con il mio gruppo, non è con il capogruppo. Quindi ero partito con un'altra considerazione mentre leggevo questa proposta. Secondo me la parte fondamentale che abbiamo ribadito N volte in consiglio e in commissione era che il numero di banchi presenti, quindi il numero di commercianti non venisse toccato. Il consigliere Abbiati invece ci riferisce tutt'altro. Per me questa è una condizione sine qua non imprescindibile. Di conseguenza, se votare a favore di questa delibera comportasse anche l'eliminazione di un solo banco, io mi asterrò dalla votazione e quindi non prenderò parte, esprimendo tutto il mio dissenso. Grazie.
Sì, grazie Presidente. Poi possiamo iniziare, magari con... Finalmente col turno, dopo 7 anni, qualche giorno in più passati a dire, a spergiurare che il mercato non tornava in via col turno, mi spiace tra l'altro stasera poter discutere senza prima messa che magari avrebbe potuto portare qualche contributo maggiore alla discussione di questa sera la Presidente Senesi, che purtroppo non è presente, probabilmente avrà prudenza in vacanza, non so, ma attualmente sarebbe stato utile averla qui per capire meglio la posizione che questa maggioranza ha nei confronti di questo annoso problema. Perché paradossalmente stasera ci troviamo, dopo aver dibattuto su tanti atti pubblici, atti amministrativi, a valutare una nuova forma di atto amministrativo, atto di fede, ovvero andare a votare su qualcosa di cui non c'è spiegazione, non c'è nulla, perché il Presidente abilmente quattro ciotti ha cercato di sviare tutto sul trasferimento che anche noi abbiamo votato positivamente in Gazzara, ma di questo trasferimento realizzato concreto in quello che ci viene presentato non c'è nulla. L'unica cosa concreta, che pensavo fosse concreta, a questo punto, dopo quanto ha scritto anche da mio compagno di partito avviato, pensavo fosse concreto il progetto su quel turno, non è perché l'uso il compagno di partito. Ragionati. Pensavo fosse certo il progetto su quel turno, ma sembra che anche quello non sia più così, perché la spiegazione iniziale sul posizionamento sulla Volturno comunque doveva garantirne il mantenimento di quanto realizzato in questi anni e rischia di non essere possibile con una maggior presenza sulla stessa Volturno di aggravare quello che succederà, avere un profondo legato per la via perché sono state investite numerose risorse. Ma quello che dicevo più preoccupante è proprio la mancanza di dati certi sul progetto di, come dicevo, è già stato detto più volte, sul progetto di Galizzara. Diciamo che in 18 mesi verrà inserito, non vorrei ripetere, non vorrei limitarli, verrà inserito nel piano triennale delle opere. Però ad oggi, nonostante noi ormai l'abbiamo chiesto più e più volte in tutte le commissioni di avere un progetto preciso, non dico definitivo, però un progetto perlomeno sommario su Galizzara. Abbiamo avuto soltanto indicazione, siamo partiti da un progetto iniziale, sì, che parlava di una permanenza di tutti gli ambulanti sul mercato di Garzano, a una valutazione di Amato che diceva che 60 banchi soltanto potevano stare sterilizzati. Siamo passati ai 160, ritorniamo a 170. L'unica cosa certa sembra che comunque in me non tutti gli ambulanti potranno essere riposizionati su Garzano. E questo ormai sembra un dato certo. Certo non è invece che ci siano accordi con gli ambulanti per questo ridimensionamento. E anche questa è un'altra voce che rende molto difficile credere che in 18 mesi